benvenuti in questo nuovo video, il secondo della giornata. Mi raccomando, se vi siete persi il video di stamattina, recuperatevelo perché ci ho messo una vita a farlo. Vi lascio qui la miniatura, ma comunque il link lo trovate nelle schede, ed è la top 10 degli acquisti mancati dal Milan, tutti quei giocatori che sono entrati in orbita Milan ma poi alla fine non sono mai arrivati. E chi lo sa che Pavlovic, il giocatore di cui parliamo quest'oggi, non rientrerà in futuro in una, come dire, seconda revisione del video che ho fatto questa mattina. È proprio lui, signori, Pavlovic, difensore centrale che non conosco, quindi anche questa sarà una reaction super autentica. Stranhinja Pavlovic, un nome un po' strano, Stranhinja Pavlovic. Andiamo a vedere come sempre il suo Wikipedia e poi ci tuffiamo anche sul suo transfer market ed infine sulle sue giocate nel video che c'è su YouTube, che lascia il tempo che trova, bla bla bla, solite cose. Allora iniziamo a scoprire un po' di più Stranhinja Pavlovic. Giocatore serbo, si era intuito un po' dal nome, nato il 24 maggio del 2001, quindi mi è un pischelletto di 23 anni compiuti, calciatore serbo, difensore del Salisburgo e della nazionale serba. Caratteristiche tecniche: difensore centrale mancino, ocio perché noi squadra, come sapete, non abbiamo difensori centrali mancini, e quindi potrebbe essere sicuramente un ottimo investimento sotto questo punto di vista. Stessa cosa che vi dissi di Botman, no? Perché mi piaceva Botman, innanzitutto perché era forte, fisicato, e mi era anche mancino, una qualità rara. Siamo pochi mancini forti nel mondo. È forte nel gioco aereo e in marcatura può far valere la sua fisicità. Dotato di grande personalità, viene paragonato al connazionale Vidic, grandissimo giocatore, anche se poi è andato a giocare anche nell'Inter. Allora, questa è la carriera sino ad ora di Pavlovic. Giocato nel Partizan, nel Monaco in realtà non ha mai giocato e ci è tornato due volte. Una volta ha fatto una partita, l'altra volta ne ha fatte sette in campionato. Ha giocato nel Bruges, poi nel Basilea, e si è messo in mostra soprattutto giocando nel Salisburgo negli ultimi due anni. Va bene, andiamo a vedere il transfer market, vediamo quanto vale, quante ne vogliono, eccetera eccetera. Aspettate che allargo un po' così potete anche vedere meglio. Eccolo qui, Stranhinja Pavlovic, 25 milioni di euro. Ora ragazzi, io non so se il Milan prenderà sto difensore. Io sono molto 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 scettico, perché a livello di età potrebbe entrare sicuramente nei requisiti richiesti dalla società, no? Un giocatore giovane col potenziale che potrebbe anche aumentare il suo valore. A parte che il suo valore è già alto, sono 25 milioni di euro, però nulla vieta che questo valore possa effettivamente ancora aumentare. Sono molto scettico perché, insomma, il Salisburgo non penso che se ne priverà così facilmente, a maggior ragione che appunto si è messo in mostra nelle ultime due stagioni e potrebbe fare ancora meglio, a maggior ragione anche che, guardate qui, la scadenza è il 30 giugno 2027, già scadesse l'anno prossimo il contratto e lui avesse, dichiarato di non voler rinnovare tanto quanto. Ma con un contratto in scadenza tra praticamente tre anni, la vedo sinceramente molto complicata, perché te lo fanno pagare anche più di 25 milioni, sicuro. Ovviamente dove c'è il Milan c'è anche il Napoli, non capisco se sta roba è vera oppure se si divertono a mettere il Napoli dietro ad ogni interessamento del Milan. Ovviamente i tifosi napoletani si arrabbieranno anche del contrario, ma perché quando c'è il Napoli c'è anche sempre il Milan? Non si capisce. Comunque Pavlovic mi è alto 1,94, quindi mi è veramente un Marcantonio. Sono curioso di vedere qualcosina e vi dico che mi è capitata davanti agli occhi solo un mezzo reel, nulla di più.
E andiamo a vedere, come sempre, ragazzi, la roba che ci interessa maggiormente, la cronaca degli infortuni. Eccala là. Ecca. Possibile? Cioè, non ci... Innanzitutto c'è una pagina, ma due righe? Solo due righe, signori? Cioè, si è dato malato, ha portato il certificato medico solo in due occasioni? Non ci credo. Ma non è da Milan. Ma possiamo dire, Pavlovic non è da Milan. Cioè, ma neanche uno strappo muscolare. Neanche una sciatica, niente. Sano come un pesce, signori. Niente. Se c'era una possibilità di prenderlo dopo aver visto la cronaca infortuni, posso dirvi con certezza che Pavlovic non verrà mai al Milan. Potrei chiudere anche qui il video, ragazzi, perché mi è passata la voglia di saperne di più su questo Pavlovic. Mascio, must go brogn, signori. Andiamo a vedere le giocate di Pavlovic. Aspettate che sistemo un attimino qui la situation. Ok, ci siamo signori, pronti a vedere le giocate di questo giocatore che non verrà mai al Milan, Pavlovic. Ok, vediamo un po' di numeri. 1,94, gioca nel Salisburgo. Vediamolo in faccia innanzitutto, aspettate che, eccolo qua, vedete, è bello cazzuto, bello cattivo. Cazzo, guardi, vieni qua se c'è le palle, incredibile. Mi sembra bello cazzuto e a noi manca la gente cazzuta in campo, l'ho sempre detto. Andiamo avanti con... Vabbè, l'unico cazzuto che abbiamo è Pisellone Righi, ma cazzuto in altri sensi. Poi fa parte, è un perno in tutti i sensi del Milan futuro, quindi siamo qui per non parlare di Origi. Ovviamente, ragazzi, col mio inglese faticherò a interpretare queste robe qua. Allora, valore del mercato 325 milioni di euro, questo l'ho capito. Style of play, powerful defender, significa un fortissimo difensore. Other position, none. Altre posizioni? No, in salentino hanno scritto none. Gioca lì e basta, non fate troppe domande. Sulle qualità, i difetti evito neanche, anche di provare a tradurre, fare dei disastri incredibili. Ok, allora dribbling 6 su 10, considerate che io sono un 7 su 10, quindi vi lascio immaginare Pavlovic come me. Tecnica 6 su 10, benissimo. Finishing 6 su 10, non so cosa sia, signori. Long shots, tiro lungo 6 su 10, passaggio 6 su 10, sembra la mia pagella all'elementare, tutte sufficienze. Tackling, pensavo talking, 8 su 10. Marking, marcatura 8 su 10. Heading, testa, se non sbaglio, la concentrazione. Crossing 6 su 10. Set pies, non so cosa significa, 5 su 10. L'importante è che il voto sia basso, poi quel che significa significa, a noi poco importa. Speed, I show speed, ah no, quello è un altro, 7 su 10, accelerazione 6 su 10, injury, se non sbaglio è propensione agli infortuni, agilità 6 su 10, altezza 1,94, jumping, mi salta, è un canguro, ok, 9 su 10, bilancia 8 su 10, meglio evitare la bilancia, stamina 8 su 10, tipo FIFA. Nut fitness 8 su 10, non so cosa sia, ma è una bella roba. Peso 84. 84 kg. Vabbè. Andiamo. Possiamo vederlo all'opera? Niente, ancora altri. Decisions 7 su 10. Mi è indeciso, cosa faccio? Faccio una buona partita, faccio cagare, ci penso un attimo. Anticipi 8 su 10, concentrazione 8 su 10. Off the ball 6 su 10, cosa significa, ragazzi? Sapete quando i tifosi dicono tirate fuori le palle? Off the ball 6 su 10, quindi lui a volte le tira fuori, metaforicamente parlando, e a volte no. Posizione 8 su 10, vision 6 su 10, non ci vede tanto bene, un po' così, un po' strabico, però vabbè. Lavoro etico 8 su 10, non ci vede, ma eticamente, ragazzi, non fa una piega. Leadership 7 su 10, cercavamo uno della leadership, 7 su 10. Flair, cos'è flair? Quello è fly, non lo so, ditemelo voi. Bravery 9 su 10, tutto sommato è una brava persona, signore, fa piacere.
possiamo vederla all'opera gentilmente, che mi sto stancando, o delle persone che mi stanno guardando, io posso stare qui tutta la giornata. Oh, eccolo qua, eccolo qui, eccolo qui, Pavlovich, Strahinja Pavlovich. Oh, la miseria, che arroganza, signori, ma che arroganza. A parte che pensavo stesse esultando qui, invece no, sta imprecando. Ah, qui esultava e poi va contro l'arbitro. No, 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 vai al VAR, bellissimo. Ok, qui stende subito un avversario, altra scivolata molto rischiosa. Ragazzi, non ci vede tanto bene, però ci azzecca sempre le scivolate, eh? Qui il colpo di testa, Pavlovich la mette dentro, anche qui, cazzo, che golazo, che golazo. Stiamo anche rivedendo un po' tutto, oh, che dribbling, ragazzi, ma altro che rigorissimo, altro che 6 su 10, ragazzi, il dribbling è fortissimo. È fortissimo, cazzo. Qui intervento maschio. Guardate come sfrutta il fisico. Bravo, l'esperienza di Pavlovich. Qui ci mette lo zampone. Anche qui col fisico e poi riparte. Strepitoso. A tratti sembra Teo Hernandez ingrassato. Qui il tiro viene rimpallato. Qui imposta. Ragazzi, sarà che non ci vede un cazzo, però tira bene. Grande sciabolate. Dovevano aggiungere anche questa... Oh! Oddio, mi sono spaventato. Tranquilli, ragazzi, è solo una pubblicità. È solo... Stiamo calmi, gentilmente. È solo una pubblicità. Ripartiamo. Vai. Eccoci qua. Va bene. Qui interve... Fallo, fallo su Pavlovich, gentilmente. Qui si inchioda e butta giù l'avversario e poi passala, magari. Bravo. Qui corpo a corpo, duello incredibile, e riesce ad averlo vinto. Mi sta gasando questo Pavlovich. Attenzione, attenzione, stava facendo il gol dell'anno. Il gol dell'anno di Pavlovich di rovesciata. No, dicevo, dovrebbe raggiungere anche una voce sulle sciabolate, tipo sciabolating 8 su 10. Ammazza qui, ragazzi, si è lanciato a peso morto come un sacco di patate. Però intanto riuscì, guardate qua. Mazza, bravo, bravo Pablo. Come sempre, ragazzi, se qualcuno di voi magari lo conosce di più, che non sia tramite video su YouTube, diteci cosa ve ne pare come giocatore. Allora, ragazzi, a livello e ora sono serio, a livello, che bravo qui, bravissimo, uno contro uno, vediamo cosa fa col corpo. Bravo, bravo. Dicevo, a livello numerico, secondo me, lì dietro siamo corti, gli serve assolutamente prendere, non dico Pavlovich, serve prendere un giocatore, serve prendere un giocatore, serve prendere un difensore, perché io sono seriamente preoccupato dalla situazione fisica di Kalulu. Io mi fido un po' poco, sinceramente. Poi c'è anche lo stesso Gabbia, che la scorsa stagione ha fatto davvero una gran bella metà stagione. Questo l'ha detto, che era metà stagione. Anche lì non è che abbiamo garanzie incredibili. Avere un giocatore in più che prende il posto di Kier, sinceramente, schifo non mi farebbe. Se poi questo giocatore è potenzialmente titolare, come potrebbe essere Pavlovich, se poi usa anche il sinistro e anche Mancino, meglio ancora. Però vi ripeto, per me va presa assolutamente una... Ma parlo proprio veramente a livello numerico. A livello numerico serve, secondo me, perché rischiamo di essere davvero troppo, troppo corti. Va bene, pippone a parte, ragazzi. Altra sciabolata. Qui, ragazzi, è il king delle sciabolate. Altro che David Beckham. Guardate qua, guardate qua. Sarei curioso comunque di vederlo davvero all'opera in una partita in nazionale. Cavolo, non era stata accostata ancora al Milan, quindi quando ho visto le ultime partite della nazionale serba non mi sono concentrato su Pavlovich, sinceramente. Quindi potrei recuperarmi qualche partita della nazionale, quello o del Salisburgo stesso, che è qui come sempre, ragazzi, il video lascia il tempo che trova. Però comunque io faccio questo appello, questo annuncio a tutti quelli che creano questi video. Sarebbe bello, secondo me, fare anche un video al contrario, tipo best cappellate, una roba simile. Io lo guarderei con piacere, ma veramente serve, secondo me. Uno si fa un'idea, perché così uno si illude così, no? Dice, porca vacca, ma questo è veramente un fenomeno clamoroso, bello roccioso.
Invece è bene anche vedere il rovescio della medaglia, no? Per dire tutte queste scivolate che sta facendo. Qui gli sono venute tutte bene, o anche tutte queste sciabolate. Io sarei curioso di vedere tutte le sciabolate sminchiate di Pavlovic, capito? Anche qui, no? Qui, cazzo, sta azzeccando qualsiasi anticipo. Ecco, un'azione del genere, sarei curioso di vedere anche tutte quelle volte dove invece lui è andato a vuoto. Serve per farsi un'idea. Quindi spero che qualcuno possa accogliere questo mio urlo disperato, perché sono stanco di illudermi di vedere giocatori forti. Voglio vedere anche le minchiate. Ripeto, best cappellate, injury, infortunio, tutto voglio vedere. Voglio vedere tutto il lato negativo dei giocatori. Così anche psicologicamente uno è preparato. Uno vede le minchiate, poi lo compra un giocatore, fa due passaggi di fila, dice: ah, cazzo, però, vedi? Perché tu abbassi le aspettative talmente tanto che poi qualsiasi cosa la apprezzi. Mentre vedere sto Pavlovic incredibile, che sembra un mix tra Maldini, Stam, Cannavaro e Beckenbauer, so già che poi mi farebbe male vedergli sbagliare qualcosa qualora arrivasse mai al Milan. Ma qui entriamo nel mondo dei sei dei ma. Va bene, ragazzi, diciamo che la descrizione che abbiamo, non sono tanto d'accordo per quel che ho visto su alcuni valori di inizio video, però diciamo che per quel poco che stiamo vedendo sicuramente rispecchia molto la descrizione che gli hanno fatto su Wikipedia, no? Quando si parlava di mettere davanti il corpo, di sfruttare il corpo, la fisicità. Beh, quella, oddio santissimo, qui se l'ha rischiata, ecco, vedete, secondo me è un giocatore, si vede che ci tiene, però sin troppo, anche meno, Pablo, meno. Va bene ragazzi, dai, starei qui a guardare il video per ore, ma direi che si è fatta una certa. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo domani con un nuovo video e mi raccomando, ricordatevi della top 10, vi lascio il link qui in evidenza. Ciao ragazzi, a domani, ciao!